Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura parliamo di banche. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che istituisce il rimborso automatico per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal governo, tra cui c'è anche l'abruzzese Carichieti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il provvedimento. Dopo mesi di tribolazione e disperazione arriva la prima buona notizia per i circa 10.000 obbligazionisti subordinati delle quattro banche oggetto del salvataggio da parte del governo: Carichieti, Banca Etruria, Banca Marche e Cariferrara. L'esecutivo infatti ha approvato il decreto che stabilisce il principio del cosiddetto doppio binario, facendo scattare indennizzi automatici o il ricorso all'arbitrato. Il rimborso automatico sarà all'80% per tutti i risparmiatori con redditi inferiori a 35.000 euro e con un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Per gli altri e per le 158 persone che hanno investito dopo il 12 giugno 2014, cioè dopo l'entrata in vigore dell'ormai famosa direttiva europea sul bail-in, ci sarà il giudizio delle commissioni arbitrali. L'80% di rimborso sarà calcolato sul corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni al netto delle commissioni bancarie e dei rendimenti ottenuti. In pratica sarà riconosciuto all'equivalente dei rendimenti dei titoli di Stato. Le risorse arriveranno dal fondo bancario già istituito con la legge di stabilità, che ad oggi ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ha tenuto a precisare che le risorse non saranno razionate e che non ci sarà il rischio che qualcuno possa restare senza rimborso. Da Bruxelles, intanto, arriva il via libera alla proroga del termine entro il quale dovranno essere vendute le nuove quattro good bank nate dopo il salvataggio. La nuova scadenza, come quella precedente, non è stata resa nota, ma nelle scorse settimane il Tesoro aveva individuato in settembre una data indicativa. Ed è proprio il futuro delle nuove banche a preoccupare i sindacati, soprattutto in relazione a possibili ristrutturazioni che potrebbero preludere a licenziamenti dei dipendenti. Le segreterie Fisac, CGIL e degli organismi sindacali dei nuovi gruppi bancari in una nota sottolineano come i dipendenti stiano sostenendo con convinzione il rilancio delle quattro banche ed abbiano già accettato sacrifici occupazionali ed economici. Se le quattro nuove banche devono essere ristrutturate, dicono i sindacati, si apre al confronto entrando nel merito dei progetti di rilancio. Nel frattempo, sempre sul fronte bancario, si è conclusa la vicenda aiuti di Stato per Tercas acquistata dalla Popolare di Bari con l'aiuto del Fondo Interbancario Tutela Depositi, intervento da circa 300 milioni di euro, sostituito poi dal fondo volontario emanazione del fondo stesso. Secondo l'Istituto Pugliese è stato definitivamente riconfigurato l'intervento del fondo del 2014 su Banca Tercas attraverso un nuovo intervento effettuato da parte dello schema volontario. La Popolare di Bari, come illustrato nel corso dell'assemblea domenica scorsa per l'approvazione del bilancio, ha in corso il progetto di integrazione tra Banca Tercas e Banca Caripe, che sarà completato entro il primo semestre del 2016. Cambiamo argomento, adesso apriamo la pagina politica. Non si fermano le polemiche dopo la decisione del Comune di Montesilvano di alzare la Tari agli albergatori che ospitano migranti. Secondo SEL questa politica va in netto contrasto con quella di accoglienza che venne messa in atto dopo il terremoto dell'Aquila, mentre di tasse che seguono il colore della pelle ha parlato in un comunicato stampa la Camera del Lavoro della CGIL Abruzzo, che ha invitato il sindaco a rivedere il provvedimento. Vediamo. Gli unici ad essersi opposti all'innalzamento della Tari per gli albergatori, le banche che in qualche modo avessero dato ospitalità agli immigrati, è stata SEL. Le motivazioni sono da ricondursi poi a un parallelo che si è fatto nel 2009. Sì, noi siamo partiti dal presupposto che era un'azione, quella dell'amministrazione Maragno, più di facciata che di sostanza. E nel merito entreremo nei prossimi giorni vedendo se ci sono poi profili di illegittimità sull'atto. A livello politico, quello che è stato votato in Consiglio Comunale è un chiaro messaggio che viene dato, soprattutto
agli imprenditori del settore, vale a dire se volete ospitare migrantes rifugiati e noi vi penalizziamo con il innalzamento della Tari. Dopodiché, andando nello specifico, su Montesilvano sono due le strutture che attualmente ospitano rifugiati, sono due hotel, quindi pensiamo anche che l'incidenza delle casse comunali sia irrisoria. Che il riferimento al 2009, che può anche avere pochi punti in comune, è stato solo fatto per sottolineare che la città di Montesilvano, in quel caso gli albergatori furono molto solidali, ospitali nei confronti dei cittadini aquilani che stavano subendo in quel momento un enorme dramma. Andiamo avanti, restiamo sempre a Montesilvano, dove l'ex sindaco Enzo Cantagallo è stato contestato in mattinata nel corso di un convegno organizzato dalla sua associazione culturale denominata Incanto, che verteva sul tema della nuova Pescara. Ad organizzare la protesta è stato il consigliere comunale Antoli Aliano, assieme ad alcuni esponenti di Forza Nuova accompagnati da altri cittadini. Una protesta che fa il paio con una lettera aperta inviata e scritta da Maurizio Acerbo e Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista, che hanno contestato l'iniziativa di Cantagallo, coinvolto, lo ricorderete, nel processo Ciclone che verteva sul malaffare all'interno della politica montesilvanese. A Montesilvano questa mattina in programma un convegno sulla nuova Pescara, la tanto attesa fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara sotto un unico nome e amministrazione. A presiedere all'incontro Antonio Castricone, parlamentare PD, Antonio Di Marco, presidente della provincia di Pescara, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il governatore della regione Luciano D'Alfonso e, dopo una lunga assenza dalle scene politiche, anche Enzo Cantagallo, ex sindaco di Montesilvano, travolto dall'inchiesta Ciclone. E proprio sulla sua presenza si è incentrata la protesta messa in atto da Antoni Aliano, Forza Nuova e alcuni cittadini. Sulle magliette la scritta "Mai più Ciclone" e sul retro invece "Vergogna". Dopo qualche attimo di tensione i manifestanti hanno abbandonato la sala, assente al momento il presidente della regione, che ha replicato così alle accuse. Ma intanto democrazia continua a sostenere e a significare che chiunque ha un'idea la può professare. Cantagallo ha assunto questa iniziativa per far conoscere un suo punto di vista e per conoscere i punti di vista degli altri operatori. Non mi pare questo né un reato né un fatto, così paludoso. Io mi auguro che tutti i cittadini di Montesilvano, di Spoltore, di Pescara, di Francavilla, di questo sistema urbano che abbiamo denominato nei termini che sapete, ognuno si mobiliti per far conoscere il suo punto di vista. Io mi scandalizzo davanti all'indifferenza, non davanti a chi assume iniziativa. Questo appuntamento è utile, è interessante, bisognerebbe implementare questi momenti di confronto, perché sono convinto che i cittadini non abbiano tutti compreso l'effetto di questa proposta referendaria. Andiamo avanti, adesso una notizia che riguarda la Guardia di Finanza, perché Giorgio Toschi, nato a Chieti, è stato nominato nuovo comandante generale della Guardia di Finanza al posto di Capolupo, che andrà in pensione alla fine di maggio. Ovviamente è stata espressa soddisfazione da parte del sindaco di Chieti Umberto Di Primio per la nomina di Toschi, che ha già retto il comando dei reparti speciali delle Fiamme Gialle e ricoperto la carica di ispettore per gli istituti di istruzione del corpo. Come vi ho detto precedentemente, il generale Saverio Capolupo andrà in pensione il 24 di maggio e svolgerà la funzione di segretario di Stato. Un'altra notizia adesso invece riguarda Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha firmato oggi un'ordinanza temporanea di divieto di balneazione riguardante il punto di campionamento di Fosso Vallelunga, un atto che si è reso necessario a fronte delle criticità emerse in queste ultime settimane, spiegano dal comune. Infatti, diversamente dai dati che sono stati sempre positivi nel 2015, in quel punto i campionamenti dell'Arta hanno registrato lo sforamento dei valori di Escherichia coli negli ultimi prelievi. La situazione così determinata si è stata posta all'attenzione dell'amministrazione comunale, che con l'ausilio della Polizia Municipale ha svolto indagini e analisi ulteriori ed ha individuato la fonte delle criticità, interessando l'ACA, gestore del sistema fognario cittadino, per gli interventi relativi.
Restiamo ancora a Pescara. L'Unione Sindacale di Base ha promosso una raccolta firme intitolata Voglio lavoro e Stato sociale. Tra i punti nel documento ci sono l'abolizione del Jobs Act, la legge Fornero e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Questa è una raccolta firme da parte dell'Unione Sindacale di Base. Stato e soprattutto lavoro, questi sono i due punti fermi. Un nuovo concetto di Stato, o meglio un vecchio concetto che deve tornare, non più tutto in mano ai privati, e soprattutto avere i diritti riconosciuti da parte dei lavoratori. La Corte dei Conti ha stimato in 350 miliardi l'anno, 350 miliardi di euro l'anno, la evasione e l'elusione fiscale e contributiva. Cosa significa? Che i vari governi ci dicono che le cose non funzionano perché c'è il problema del bicameralismo, perché c'è il problema della corruzione, che è un problema vero, però su queste cose non stanno facendo assolutamente niente, no? Riformano il mondo del lavoro togliendo diritti ai lavoratori e tagliando salari, ma non fanno nulla nei confronti di coloro che rubano soldi poi alle casse pubbliche. Tra le richieste anche l'abolizione del Jobs Act. Proprio oggi esce una notizia: mai così bassa la disoccupazione dal 2012, tutto merito del Jobs Act. Ma il Jobs Act è l'ennesima riforma del mondo del lavoro che serve per schiavizzare il dipendente rispetto al primo datore di lavoro che utilizza questa riforma semplicemente per la decontribuzione, 8.000 euro l'anno. Questi 8.000 euro l'anno che danno di decontribuzione al datore di lavoro forse sarebbe più opportuno dare al lavoratore. Andiamo avanti, le buone pratiche di protezione civile, il titolo dell'iniziativa promossa dal Comune di Pescara in collaborazione con l'Associazione Nazionale Disaster, che prevede 5 incontri rivolti alla cittadinanza e determinati per conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di calamità naturali. Vediamo il servizio. 5 incontri per preparare la cittadinanza a eventi calamitosi. Si parla di quello che più spesso è successo negli ultimi tempi quando ci sono state delle forti piogge. In questo caso il Comune decide di rivolgersi proprio ai cittadini. Innanzitutto consentitemi di ringraziare veramente di cuore le associazioni di volontariato della città di Pescara e non solo, e in questo caso l'Associazione Volontari Senza Frontiera, per questa straordinaria iniziativa che aiuta il Comune di Pescara a far conoscere alla cittadinanza come comportarsi, come agire in caso di eventi calamitosi. È un'iniziativa molto importante che fa il paio con quelle che stiamo portando avanti, e cioè cercare di dare alla protezione civile della città di Pescara una fisionomia nuova di quella che è vicino tutti i giorni ai cittadini, per spiegare, far capire e non farli trovare impreparati. Il progetto che ci stiamo realizzando, ha due obiettivi: quello di appunto informare la cittadinanza di quello che devono fare per potersi salvaguardare in eventualmente ci fosse un'emergenza, e l'altro invece è quello di sensibilizzare appunto il cittadino al valore del volontariato, affinché anche loro possano essere formati e preparati tecnicamente con le pratiche di protezione civile per poter partecipare poi alle associazioni di protezione civile. Sono tantissimi i comuni costieri abruzzesi che si stanno attrezzando con piste ciclabili per la mobilità sostenibile, e tra questi c'è anche il comune di Montesilvano, che ha firmato con la facoltà di architettura dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara un protocollo d'intesa che si pone proprio come obiettivo quello di aumentare e implementare il concetto di mobilità sostenibile. Si parla di un accordo con l'Università Chieti Pescara, Facoltà di Architettura, per una mobilità sostenibile. In questo caso si parla di quelli che sono i percorsi ciclopedonali e anche fluviali. È un progetto importante intorno al quale si stanno muovendo tanti comuni. In questo caso cosa succederà? A seguito di questa convenzione noi cerchiamo di avere un apporto scientifico, professionale e tecnico, che è quello appunto rappresentato dall'università e dal dipartimento di architettura,
verrà insomma implementato con tutta quella che è l'attività che il Comune sta facendo per portare a termine un piano urbano del traffico generale. Stiamo portando avanti un discorso di analisi dei flussi di traffico che riguardano il territorio del Comune di Montesilvano ma anche dei comuni limitrofi. In questo abbiamo aperto un tavolo di concertazione con il Comune di Pescara, con la provincia di Pescara, e questo è il futuro, perché appunto noi vogliamo creare una mobilità che sia più fruibile per i cittadini, più semplice e che vada sicuramente a tutelare l'ambiente, perché ricordiamolo che la mobilità sostenibile è il futuro. Cosa cambierà concretamente nella mobilità e per quanto riguarda l'aspetto ovviamente delle piste ciclopedonali e fluviali? Come cambierebbe la mobilità? Nell'immediato stiamo cercando di dotare la città di assi di penetrazione per quanto riguarda la ciclabilità della città, e quindi pensiamo di dotare la città di percorsi che facilitano anche gli spostamenti casa-lavoro, casa-uffici comunali o casa-scuola. Quindi nell'immediato vogliamo dare delle risposte concrete, cioè, speriamo che con l'approvazione del bilancio possiamo anche iniziare subito con qualche lavoro concreto. Educare i bambini alla felicità è uno dei temi trattati nella mattinata di sensibilizzazione sulla corretta raccolta dei rifiuti organizzata dalla DECO, laboratori per il riciclo della carta e dei giochi che insegnino le regole del rispetto dell'ambiente. Si chiama Mattinata Ecologica in Famiglia, l'obiettivo è quello di sensibilizzare tutto il nucleo, dai grandi ai più piccoli. Non è la prima volta, perché è la quarta edizione, la DECO promuove questa iniziativa. In questa edizione che cosa è in programma? Dunque, in questa edizione c'è la particolarità di ospitare la scuola di Palo Alto, scuola che si occupa di formazione e consulenza aziendale, ma che si è dedicata in particolare con questo intervento a parlare di educazione alla felicità. Abbiamo il piacere appunto di ospitare il presidente della scuola di Palo Alto, il dottor Marco Masella, perché crediamo che comunque la missione di un'azienda non sia solo ed esclusivamente quella di puntare alla propria attività, al proprio core business, ma di fare qualcosa per il sociale, e non c'è nulla di più sociale e di più bello che educare i nostri bambini alla felicità. Abbiamo avuto il desiderio di conciliare quelle che erano le esigenze dei genitori che volevano partecipare al convegno con quella dei più piccolini, che saranno intrattenuti al piano di sopra con laboratori di educazione ambientale che quest'anno sono alla quarta edizione. Noi abbiamo avuto oggi 110 iscritti, probabilmente non sono presenti tutti anche per questione di tempo, ma c'è tanto interesse alla filosofia positiva, quella che oggi viene presentata, una educazione alla positività assolutamente americana che ha grandissimo successo in Australia e in Germania e che ci auspichiamo possa arrivare anche nelle nostre scuole e nelle nostre famiglie, proprio perché il principio fondamentale di tale filosofia è l'educazione alla felicità, la felicità che non deve essere un traguardo ma deve essere un punto di partenza che ci dà la possibilità di costruire e arrivare oltre. Adesso la cultura, la crisi della cultura occidentale, l'immigrazione, la famiglia, i nuovi diritti, l'Europa, il terrorismo, la politica e l'economia sono i temi trattati nel libro intitolato La bellezza disarmata, scritto da Julian Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, che saranno dibattuti assieme all'autore e al vicepresidente del CSM Giovanni Legnini lunedì prossimo 2 di maggio alle 18:15 presso il Cinema Massimo di Pescara. L'incontro sarà coordinato da Roberto Fontolan, responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Saranno presenti anche l'arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, e il sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. A Pineto nel 1° maggio appuntamento con le virtù, il piatto tipico della tradizione teramana, e i granetti con le fave che si potranno gustare per tutte le domeniche del mese in diversi ristoranti della città che aderiscono all'iniziativa. Elisa Leuzzo. E le virtù in occasione del 1° maggio arrivano anche nella città di Pineto, tutte le domeniche poi del mese di maggio, appuntamento culinario. Sì, l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di andare a rispolverare o comunque a far riemergere quelle tipicità nostre locali e farle scoprire ai nostri turisti, perché Pineto vive di turismo ed è giusto offrire ai nostri clienti, al turista che arriva, oltre alle peculiarità del territorio, anche le tipicità locali, che appunto sono le tipicità culinarie nostre, sulla quale
quale l'Abruzzo vive di... Specialmente quella del primo maggio. Esatto. E naturalmente vogliamo appunto dar risalto a questa cosa, rendendo partecipi i ristoratori del posto e naturalmente dando loro la figura da protagonisti. Tant'è vero che hanno aderito in tanti, devo dire in quota massiccia rispetto anche all'anno scorso, e naturalmente poi chi dovrà elaborare e dovrà avere questa capacità nel trasmettere al turista che arriva a Pineto sono proprio loro. È un modo proprio per dare importanza ai nostri operatori locali e al turista che viene far assaggiare quelle che sono le nostre tipicità. E adesso apriamo la pagina dello sport. Ovviamente il calcio di Serie B è in primo piano perché si giocano oggi le partite delle due abruzzesi, Pescara e Lanciano. Partiamo subito dal Pescara e ci colleghiamo in diretta con Chiavari, dove per noi c'è Paolo Renzetti. Eccolo qui, lo vediamo pronto. Allora a te Paolo per le ultime prepartita. Grazie Alfredo, buon pomeriggio dal comunale di Chiavari, siamo con Enrico Rocchi per parlare di questa partita. Subito le formazioni, prima di ascoltare Enrico, sono formazioni ufficiali. Alfredo, partiamo dall'Entella che si schiera con il 4-3-1-2 con Jacobucci in porta, Jacoponi, Ceccarelli, Pellizzer e Keita in difesa, Staiti, Troiano e Palermo a centrocampo, Masucci sulla tre quarti, Caputo e Di Carmine sono le due punte. Per quanto riguarda la panchina, Paroni, Volpe, Benedetti, Di Paola, Otin, Sì, Belli, Mota, Carvaio e Coppola, l'allenatore Alfredo Aglietti. Per quanto riguarda invece il Pescara, formazione biancazzurra, Alfredo, che deve fare all'ultimo momento anche a meno di Memusciai colpito dall'influenza, che risponde con il medesimo modulo 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, Vitturini, Mandragora, Fornasiere, Zampano in difesa, Torreira, Bruno e Benalì al rientro dopo quattro giornate di squalifica a centrocampo, Pasquato sulla tre quarti, Caprari e Lapadula di punta. Per quanto riguarda la panchina, assieme al tecnico Oddo ci sono arresti Zuparic, Mazzotta, Cocco, Acosta, Selasi, Diamutene, Mitrizza e Cappelluzzo. Subito Enrico, un Pescara orfano, buongiorno, orfano anche di Memusciai. All'ultimo momento non ci sarà neanche Verri a centrocampo, Oddo ha dovuto cambiare qualcosa. Sì, perché Memusciai, come ben sai, ieri è stato anche ricoverato in ospedale a Sestri per questa influenza dell'ultima ora, quindi è ritornato a casa, gioca Bruno. Non abbiamo dubbi sull'affidabilità di questo giocatore, che anche nelle ultime trasferte di Avellino e di La Spezia ha dato un ottimo contributo. Rientra Benalì e poi si conta sempre sull'ottimo stato di forma di Lapadula, che è stato ricevuto anche in albergo da una delegazione di tifosi e peruviani. C'era molto entusiasmo a Sestri, Lapadula ormai è il giocatore più corteggiato e ci auguriamo che qui possa farci conquistare la sesta vittoria consecutiva. Una partita non facile per il Pescara, oggi tutto esaurito qui nel piccolo impianto di Chiavari. La notizia positiva è che ci saranno anche diversi tifosi del Pescara, 105 biglietti venduti in Abruzzo e poi tanti abruzzesi che risiedono al nord oggi saranno in tribuna. Sì, hai detto bene, perché in tribuna ci sono moltissimi tifosi che risiedono a Genova, a Milano, saranno circa una sessantina, più ai 105 della curva che all'ultimo momento hanno avuto la possibilità di fare il biglietto per Chiavari. L'unica difficoltà qui è questo campo in sintetico, un impianto molto stretto, e il Pescara però lo scorso anno vinse 5-2, ci auguriamo che possa ripetersi oggi. Dunque tutto sulle parole di Enrico Rocchi, io restituirei la linea allo studio, non prima di aver ricordato che dirigerà questo incontro il signor Maresca di Napoli. Ringrazio anche per l'assistenza tecnica Vestina News, Gaetano Tereo. Sono entrati in campo i giocatori della Virtus Entella, posso restituirti la linea a te Alfredo. Sì, grazie a Paolo Renzetti per il collegamento da Chiavari. Adesso un'altra partita importante, quella della Virtus Lanciano contro l'Avellino, Virtus che dovrà centrare i tre punti per tentare la salvezza, una salvezza complicata dalla penalizzazione. Allora ci colleghiamo sempre in diretta con Alessio Giancristofaro per le ultime prepartite. A te Alessio. Sì, buon pomeriggio Alfredo, non c'è dubbio, gara delicata, crocevia obbligato per raggiungere l'obiettivo salvezza, anche pensando di non passare per i playoff.
si può fare, questa è la convinzione del popolo frentano che sta comunque rispondendo bene a questa chiamata, la penultima in casa contro l'Avellino, c'è una discreta affluenza di pubblico, anche la giornata lo permette, siamo a poco più di mezz'ora dall'avvio delle ostilità, abbiamo le formazioni ufficiali, non ci sono novità sostanziali rispetto alla prestazione eccellente in quel di Cagliari per la Virtus Lanciano, il ritorno però tra i titolari di Mattia Vitale che ha scontato il turno di squalifica, sacrificato dal punto di vista tattico Rocca, dunque l'undici di Primo Maragliulo schierato è questo in ordine di distinta: Cragno, Aquilanti, Salviato, Amenta, Bacinovic, Marilungo, Di Francesco, Ferrari, Vastola, Vitale e Di Matteo, a disposizione due portieri che sono Antonino e Casadei, poi Bonazzoli, Di Filippo, Regione, Padovan, Rocca, Milinkovic e Giandonato, risponde il l'Avellino di Tesser che oggi dovrebbe giocare per consolidare la tranquilla posizione di classifica con Fratali, Arini, Biraschi, Gavazzi, D'Angelo, Moculo, Visconti, Joao Pedro, Insigne, Gidai e Chiosa, a disposizione Bianco, Freddi, Nica, Puccino, Ventola, Sbaffo, D'Attilio e Bastien, non c'è Fabrizio Paghera, uno dei grandi ex della contesa, stoppato dal giudice sportivo, al seguito della squadra irpina circa 600 sostenitori dalla Campania che si sistemeranno in curva nord, dunque fra poco più di mezz'ora il Lanciano avrà un unico obiettivo, quello di centrare la vittoria per poi proseguire agevolmente o almeno meglio negli ultimi 270 minuti di questo torneo cadetto. Per il momento da Lanciano è tutto, a te Alfredo. Grazie ad Alessio Giancristoforo. In chiusura della pagina di Serie B vi ricordo che ieri il Crotone ha centrato la promozione in Serie A pareggiando 1-1 con il Modena. Adesso scendiamo in Lega Pro, il Teramo chiuderà domani i suoi impegni casalinghi ospitando la SPAL, fresca di promozione in Serie B, i biancorossi cercheranno di mantenere l'imbattibilità al Bonolis, fuori causa Speranza per una distorsione alla caviglia, recupera Caidi che viene convocato al pari dei Baby Serrao, Tini, Palestini e Calderaro. Ma noi quest'anno abbiamo vissuto un anno sempre con la testa a questo pensiero, è inutile cercare di negarlo oppure dire di no e robe varie. Io tutte le volte che guardavo le partite di Serie B c'era questa grande malinconia all'interno mio, ma non solo mio, penso di tutta la città di Teramo, di tutti i tifosi e dei giocatori della società del Teramo, perché effettivamente ci è stato fatto un grandissimo torto e adesso effettivamente la partita con la SPAL va a ritoccare sempre questo discorso, perché noi l'anno scorso eravamo noi in questa situazione e quindi complimenti a loro, ci abbiamo sempre questo grande velo di tristezza. Adesso con la SPAL devo ancora sentire, perché comunque è l'unica partita dove non ci si gioca niente né da parte nostra né da parte loro, quindi si potrebbe anche partire con qualche ragazzo anche titolare, però c'è l'imbattibilità del Bonolis che sarebbe bello tenerlo insomma, fino alla fine, insomma. Però poi sono scelte che lascio fare alla società. Biolupo conosco da tanto, ci ho giocato contro, ci ho lavorato insieme, insomma, quindi lo conosco bene. No, ancora no, ancora non lo sento, quindi tutto da vedere. Speranze di salvezza diretta per l'Aquila ridotte al lumicino domani, anzi oggi, scusate, domani i rossoblù devono vincere per sperare di riuscire a salvarsi, ospiteranno la Lucchese, mancheranno gli infortunati Pesoli e Boulevardi, in dubbio Cosentini, davanti dovrebbe toccare nuovamente a De Sosa. Gianmarco Menga. 90 minuti per sperare in un miracolo, altrimenti saranno play-out. L'Aquila prova a tornare a vincere in extremis nella penultima partita di campionato contro la Lucchese, ma potrebbe essere già troppo tardi.
La salvezza diretta dista infatti 4 punti e ai rossoblù potrebbero non bastare neanche gli altri 3 da conquistare domenica prossima contro la Lupa Roma. Molto dipenderà infatti dai risultati delle dirette concorrenti, vedi Prato, Rimini, Lupa Roma appunto e Sant'Arcangelo. I rossoblù ad ogni modo non possono che vincere per alimentare le speranze ed ogni caso per centrare la miglior posizione possibile in vista dei play-out. In settimana la società ha interrotto il silenzio stampa e ha provato a rasserenare una città che sta vivendo da settimane con lo spettro retrocessione, situazione che sembrava impensabile fino a 2 mesi fa, in virtù soprattutto della riduzione della penalizzazione. Ma tant'è e non c'è più tempo per polemiche o recriminazioni. Lo sa bene il tecnico Giacomo Modica, che proverà a schierare la formazione migliore, considerando però le defezioni di Pesoli in difesa e Boulevardi in mezzo al campo. Nel 4-3-3 di partenza davanti a Scotti sono sicuri di una maglia i siciliani Di Mercurio a destra e Maccarrone in mezzo. L'altro slot da centrale dovrebbe essere di Cosentini, ma il condizionale d'obbligo per via dei problemi fisici accusati in settimana dal giocatore. Se non dovesse farcela ci sarà uno tra Bruno e Sanni con Piva a sinistra. A centrocampo c'è attesa per rivedere in campo il croato Milicevic da playmaker con De Francesco, Benzaglia a destra e Manuel Mancini, mezzala a sinistra. In attacco tutto lascia pensare ad un ritorno da titolare per la Pantera De Souza, entrato benissimo nel secondo tempo di Rimini. Con San Domenico sarà Tommaso Ceccarelli a completare il tridente, migliore in campo nell'ultima uscita a Rimini e rivitalizzato dalla cura Modica. La salvezza dell'Aquila, diretta o tramite spareggi, potrebbe passare proprio dal suo talento, mai messo davvero in mostra da quando è ai piedi del Gran Sasso. Tecnico, squadra e tifosi lo sperano, il campo darà una risposta. È tutto per quanto riguarda il TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23, ma non cambiate canale perché tra poco inizia Diretta Stadio per seguire le partite, soprattutto le partite della Serie B che riguardano le abruzzesi. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.